L'appello di Papa Francesco all'Angelus, fate quello che dicono le autorità. Venerdì il Papa scenderà da solo sul sagrato della Basilica di San Pietro per un momento di preghiera. Marco Clementi. Sulla piazza deserta, al termine dell'Angelus, il Papa si affaccia e dà la sua benedizione. Lontano, alla finestra, lassù, ma vicinissimo ai dolori del mondo. L'Angelus è ancora in streaming, ma l'appello che lancia il pontefice è drammatico. Fate quello che chiedono le autorità. Che si compiano le cose che il governo chiede di fare per il bene di tutti noi. E di nuovo Francesco invoca unità, vicinanza alle persone più sole e più provate. Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti. Invita tutti a recitare il Padre Nostro mercoledì 25 marzo a mezzogiorno e annuncia venerdì prossimo alle 18. Francesco eleverà la sua supplica dal sagrato della Basilica di San Pietro. Nella piazza vuota adorerà il Santissimo e impartirà la benedizione Urbi et Orbi alla città di Roma e al mondo. Alla messa Santa Marta, nel cuore del Papa, ci sono le vittime, in particolare chi se n'è andato da solo. Preghiamo per loro, ma anche per le famiglie che non possono accompagnare i suoi cari nel trapasso. Domenica con i